Ah, guarda qua quanta neve. È scemo. Non ci arrivo. Muore. Ho preso quella in 10. Ciao fans, come al solito siamo in ritardo. Ma adesso sgaseremo per arrivare in tempo. Il motivo è che ho dovuto aggiustare qua, per mettere il catalizzatore ho sganciato la placca e ho visto che ho perso i dadi che c'erano lì sotto da qualche parte, quindi il supporto è caduto, ho dovuto un po' improvvisarlo. Settimana prossima la portiamo a sistemare. Andiamo. Ti sei spenta la moto? Sì. Ma quando è fredda fa così? Dicevi la stessa cosa del diesel, che non sai guidare. No, è vero, Porca c***o, è spenta. Cioè, ma... Sgasa che verde! No, porca c***o. È possibile, Bene, dato che da qua a Colico praticamente è tutta autostrada barra statale, cosa facciamo Luna? Ci vediamo a Colico? Ci vediamo a Colico, raga! Bene, siamo arrivati a Colico con 23 minuti di ritardo, ma c'era traffico. Ciao! C'è Eros! Bene, eccolo lì, guarda con quel cancello. Cosa fa? Cosa fa? Guarda che si schianta. Va. Camicia, giubbotto smanicato. Va, guarda che gli sta andando addosso. Bene, siamo arrivati all'inizio del passo della Prica. Luna ha detto che si mette dietro a fare da chiudifila e così riprende gli altri. La verità è che non vuole fare da tappo. Ma è vero, è perché io voglio riprendere tutto il gruppo. Perché vi ho già persi tutti? Dove siete? Superare! Superare subito! La Prica è stato il mio primo giro, quando sono andata con i miei zii, che poi ho fatto Gavia. No, mi è fatto solo Gavia, mi sa. Sì, ma guarda prima di metterti, porca Chi? Uno con lo scooter che era lì parcheggiato a bordo strada. C'è qua Gino Pilotino che sta scaldando le gomme. Chi? Uno con uno scooter vecchissimo che slalomeggia per scaldare le gomme. C'è davanti uno con tre ruote e non è una Niken. Bene, siamo arrivati alla Prica. Occhio che scendono i carabinieri. Anz, vai, poliziai. Ok, scendere da qua è bella, nel senso che si può andare. Scendere proprio, sono bravissima. Amore, se vuoi cambiare moto devi dominare il mezzo prima. Sta macchina messa sul cazzo. Poi va, dove va a fare le curve? Siamo arrivati in Val Camonica, Attenzione, che afa. Scendiamo di nuovo giù in valle, qua fa caldo di brutto. Ecco, uno con la multipla che va 20 all'ora. Dai che anche qua è bella divertente la strada. Hanno appena rifatto l'asfalto, Vai davanti, amore. Perché mi sento più sicura se sei davanti tu. Ah, ok. Cosa fa? Ci ha salutato. No, ma è tornato indietro. Era quello di prima. Questo è un problema. Non è normale. Magari si è accorto dopo che siamo famosi e ha detto: aspetta che li saluto. Fa perché ci ha sorpassato e per poi tornare indietro salutandoci. A me non mi sembra ci sia niente di strano. Come strettina. Sei come Giuseppina? Cos'è che stai dicendo? Ho capito, mi piace Giuseppina. No, niente. Sei sicura che non ti piace? E comunque diciamo qualcosa sul paesaggio. Verde, un fiume. Qua ce n'è un po' di neve, vediti un po'. I papà vedi sono alti alti alti. Ma tu sei piccolina. Ma tu sei piccolina. Me la cantava sempre mia nonna. E perché poi ha smesso che sei rimasta piccolina? Dai. Qua, passo Gavia. Ciao fans,
Allora, adesso saliamo la salita del Gavia. Saliamo la salita, bene. Asfalto sempre bello. E comunque il Gavia lì sopra. Ma la vedo tutta squagliata la neve. Che e volevo il muro. Ma io volevo il muro. Ecco, i miei tornanti preferiti in prima. Ma guarda qua che bello. Sì. Oh c***o adesso. Cioè boh, io che non capisco la gente cosa viene a fare in macchina. Non capisco neanch'io, veramente. Cioè guarda qua, qua ci passa una macchina e basta. Guarda lo strapiombo. Madonna. Guarda un attimo, sei giù e dopo sei sì, col padre eterno. Eh sì, questo c'è gli sci. Ma la neve dov'è, scusami? Viene minga. 12 metri di neve, ma dov'è? Sì, però la neve dov'è, Luna? Cioè, questo sbattimento per venire a vedere la neve. Guarda un po' di neve. 12 metri, ma dov'è 12 metri? Ma anche le foto di ieri cos'erano? Dei fake. Comunque voglio fermarmi alla terrazza a fare le foto, eh. Ah, è qua la roba. Aspetta, ma devi mettere le frecce, amore. Ma che cazzo me ne frega delle frecce? Non sai mai chi hai dietro. Te ho dietro. Mettila col muso verso la mia che faccia le foto. Te la giro io. Allora, prendila. È un po' dritta, eh. Volete qualche foto seria fatta con un obiettivo che si vede dietro bene sfocato davanti voi due? Sì. Ah, guarda, il tuo muro di neve. Ma non è tanta. Galleria non illuminata. Va calpestata, non si vede niente. Che fredda la faccia. Guarda, amore, il tuo muro. Sì? Sì, guarda, dai, ce n'è un po'. Ah, Mizza è qua, sì, che ce n'è. Fermati a fare la foto. Qua che è proprio largo. Lo sai che devi farmela anche a me? Sì, lo so. È stabile? Sì, dai. Nel fiume. Guarda qua anche. Sì. Madonna, comunque qua la strada c'è, boh. Ma guarda, è verde il lago. L'estate è azzurro invece. Vabbè, qua ce n'è di neve però, eh. Aspetta che voglio fare una cosa nella neve. Muore. Adesso tutti quanti bagnati. Mica, qua prima c'era il parcheggio, ma facciamo? Boh, metti lavoro da strada. Ma guarda il lago che è ghiacciato! Vieni a vedere, è la prima volta che lo vedo così. Anch'io. Beh dai, ce n'è un po' di neve. Mi acceca tutto questo bianco. Amore, no. No! No, che fa male! Dai, sei scemo? È battaglia di neve. No! Non rispondi al fuoco? No, perché mi si bagnano i guanti. Dai, basta, tregua. Dai, guarda, tutto bagnato adesso. Ma c'è anche qua la neve. Dai, che figo il laghettino. Non c'è neanche più la panchina. Sono sommersa dalla neve. Guarda che c'è la neve attaccata allo zaino. Che sfigato. Dopo la stessa tecnica al Gavia abbiamo fatto delle migliorie alla moto. Vedi che serviva. 12 euro spesi bene. Speriamo che tenga. Così in teoria non perdiamo lo scarico per strada. Ho tutti i guanti bagnati. Beh, hai fatto il cretino.
Ci sei? No. Ah, guarda qua quanta neve. Che scemo. Non ci arrivo. Muore. No. Ho preso quella in bici. Che scemo. L'ho presa. Si è voltata. Guarda, mi faccio l'applauso da solo. Guarda che fico però qua. Sì. Ah, madonna, guarda quanta neve. Ecco dove erano i 12 metri. Sì. Oh, guarda che fico. Sì. Spettacolo. Qua cos'è? Cagato una mucca? Che schifo. Mi è andata in diarrea, eh. Qua neve in mezzo, a caso. Ehi, qua fa freschina. Qua fa freschino, sì. Comunque, guanti bagnati e l'aria fredda non sono una buona accoppiata. C***o è cold. Vabbè, comunque anche a sto giro ci ho riconosciuti. Sì, sono soddisfazioni. Ma siete i Moonriders? Certo, chi dobbiamo essere? Hanno rattoppato qualche buco, ma veramente alla come veniva. Guarda quanta acqua, ma che roba. D'estate non è mica così, eh. Guarda quanti fiumiciattoli che si creano con la neve che si squaglia. Sai come si chiama la montagna in cima al Passo Gavia? Quella a punta dove si fa la foto? No. Corno dei Tre Signori. Guarda anche qua se vai dritto. Sì, ecco, non guardiamo giù. Madonna, che strada. Prendiamola un po' larga, eh. Occhio. Occhio, occhio, occhio. Qua cos'è? Sterrato? Comunque, visto che quello che ci ha superato e poi è tornato indietro a salutarci era un fans che ci aveva riconosciuto. Ah, sì. Comunque, adesso abbiamo finito Gavia e stiamo andando verso lo Stelvio. Cosa ne pensi? Ma la strada del Gavia fa sempre cagare. Però è bella con la neve, è la prima volta che lo vedo così. Sì, no, è vero, è vero, è vero. Soprattutto il lago tutto ghiacciato, con sopra ancora la neve, tipo il Bernina di 2 settimane fa, tanta roba. Occhio, amore. Cosa? Ah, ok. Occhio ancora. Occhio ancora. Ma sono l'unico che va normale? Comunque sei in centro abitato, eh. Qua in centro abitato ti può capitare qualsiasi imprevisto. Eh sì, eh. Ciao. Guarda. È quella che ci sta. No. Sì. Falla direttamente anche a lei che poi... Grazie. Ok, andiamo. Scusa, è possibile fare una foto con lei? Sì, sì, quindi là. Amore, guarda che c'è un ragazzo che vuole fare la foto con noi. Ciao. Fermiamoci lì che la facciamo. Ma con o senza casco? Con casco. Se lo togli sei un po' sbattuto oggi. Ah, ma ce la fai a noi, non la fai con noi? Perfetto. È divertente la guidare questa. Sì, tranne oggi che abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti. Ce li fai di fascette così? Ce li hai? Se me ne lasci un paio anche tu, almeno... Le ho. Fascette per tutti. Ci sei, ferramenta? Mi manca il nastro isolante. Che storia quando ti fermano i fans per fare la foto con te. Che poi ha avuto culo, perché... Ti ha riconosciuto il semaforo? Mi ha riconosciuto il semaforo. Cioè no, ha riconosciuto prima te passando, poi a me al semaforo. Ma mi aveva scritto stamattina o ieri sera, dicendo che sarebbe... Se fosse riuscito ci avrebbe raggiunto. E che voleva fare una foto con noi, voleva comprare la nostra maglietta. E io ho detto, guarda, se ci raggiunge ci fa piacere... Van di dentro. C'è davanti un SLS. Cos'è? Un Mercedes da 120.000 euro. C'è anche una Lotus davanti. E le supera! Nel rettilineo! Attenzione! Salute fans! Ciao fans! Mastica con la bocca chiusa però. Sì, sto masticando con la bocca, dovete venire a parlare. Ah vabbè, ma di dove siamo? Cioè dove eravamo, perché la caricheremo stasera quando prenderà il telefono. In gabbia. C'è ancora il lago ghiacciato? Sì, è un botto di luce.